La polizia ungherese mostra il suo volto umano dopo le polemiche scatenate dal video shock nel quale gli agenti tirano panini ai migranti all'interno di un edificio in un campo di identificazione a Roške, al confine tra Ungheria e Serbia. Oggi nel campo di raccolta lungo i binari, le cui immagini immortalano l'esodo di migliaia e migliaia di profughi da guerra e povertà, gli agenti hanno sorriso e distribuito acqua, hanno accolto con grande affetto due piccole bimbe, probabilmente sorelle, vestite nello stesso modo, che hanno ricambiato aiutandoli a scaricare il furgone dalle varie bottigliette d'acqua che gli agenti hanno deciso di distribuire a centinaia e centinaia di migranti in coda in attesa di salire sugli autobus che li hanno portati poi nei centri di identificazione, anche nei centri di identificazione e nello stesso centro in cui è andata in scena la scena crudele del lancio dei panini. Anche lì oggi gli agenti hanno distribuito a piene mani casse, colme e stracolme di acqua e panini per dare sollievo ai centinaia di migranti arrivati sugli autobus e in attesa sotto il sole che oggi è tornato ad essere cocente in tutta la regione, in attesa di entrare nel campo per essere identificati. Ora per loro, se tutto andrà bene, se la sorte sarà benevola, inizia il viaggio verso Budapest, verso la Germania e l'Austria, dopo aver completato le procedure di identificazione all'interno dei campi.